nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Ci diamo il benvenuto a questa mattina, nonostante un po' la mia voce rauca, anzi, fatevi più vicini così ci ascoltiamo per dare inizio alla Settimana Santa. Siamo tutti benvenuti. Dobbiamo sentirci tutti preziosi, perché oggi in realtà celebriamo l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, certo, ma in realtà questo ingresso di Gesù a Gerusalemme vuole rappresentare l'ingresso di Gesù nel mio cuore. La città santa ci interessa fino a un certo punto, siamo noi chiamati ad aprire le porte per far entrare il Re della Gloria. Ed è bello che in questa giornata quanti, con le palme in mano, col desiderio magari di portare pace, col desiderio di regalare una palma a una persona con la quale abbiamo un po' rotto una relazione, con qualcuno con cui siamo un po' in difficoltà, ecco, questo giorno diventa il giorno in cui si aprono le porte, quelle di Gerusalemme, quelle dei cuori, specie quelle che sembrano un po' sprangate, chiuse, per mille più ragioni. Chiediamo la grazia che siano aperte nel nome di Gesù. Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede il Salvatore nel suo ingresso nella città e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Possiamo alzare gli olivi. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi ai tuoi fedeli che accompagnano esultanti il Cristo nostro Re e Signore di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Cantiamo insieme lode a te, o Cristo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Dite alla figlia di Sion: ecco a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello di Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami degli alberi e li stendevano sulla strada.
La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa d'agitazione e diceva: Chi è costui? E la folla rispondeva: Questo è il profeta Gesù, da Nazareth di Galilea. Parola del Signore. Perdonatevi di dirvi solo una parola questa mattina, perché è bello vedere tanti volti, è bello essere tanti, è bello celebrare insieme l'ingresso di Gesù a Gerusalemme come grande portale della Settimana Santa. Solo che io ogni tanto guardo nel mio cuore e mi chiedo se poi questo sia davvero vero. Sapete, ogni tanto anche i preti hanno i loro dubbi, hanno le loro domande. E succede, anche per un prete, che uno può chiedersi: ma dietro questa ritualità della Settimana Santa, in cui celebriamo il Signore che viene a Gerusalemme, che entra a Gerusalemme e addirittura dà la vita per me e per te, ma questo sarà vero per la mia vita? Cioè, Gesù entra a Gerusalemme, oggi commemoriamo insieme questo giorno bellissimo, ma poi vale davvero per la mia vita? Il Signore entra a Gerusalemme o entra davvero nel mio cuore? E siccome io conosco il mio cuore e so che ogni tanto è distratto, preso da mille cose, anche da mille cose buone per organizzare la liturgia, questi giorni, e poi rischio di dire: il Signore che entra, che viene. E credo che questa domanda sia una domanda comune a tanti tra noi. Gesù viene, ma poi può venire davvero nel mio cuore? Gesù entra a Gerusalemme, ma il mio cuore fa abbastanza schifo, è tutto sporco, è sottosopra, è distratto. E succede che corriamo il rischio di fare una grandissima, bellissima liturgia. Stamattina siamo tanti ed è meraviglioso vedervi da quassù. E poi sotto sotto nel cuore dirci: ma no, non fa per me. Dai, alma benedetta, faccio questo rito tradizionale perché mi ricordo da bambino i miei genitori, i miei nonni mi portavano col vestito nuovo a celebrare. Beh, ma in fin dei conti, mica Gesù può entrare nella mia vita. Gesù entra a Gerusalemme, Gerusalemme è la città santa, è la città di Dio. La mia vita non è poi così santa. La mia vita non è così in ordine. La mia vita è ben diversa dalla città di Gerusalemme. Ecco, vi chiederei un piccolo sondaggio, occhio. Chi tra voi pensa di essere santo come Gerusalemme? Alzi la mano. Nessuno. Vabbè, i piccoli qua sotto. I bambini, guarda, no. Ma se lo chiediamo ai loro genitori, sono convinto che potrebbero, ecco. I bambini, sì. Chi tra noi invece pensa di non essere santo, alzi la mano. Ok, a occhio, c'è qualcuno che non ha capito, si è distratto. Ok, e allora il discorso è questo qua: Gesù entra nella città santa, Gesù entra nella città santa, quindi se io non sono santo non può entrare nella mia vita. Invece dovete sapere che Gerusalemme, sì, la città santa, la città di Dio, ma la Gerusalemme era una città di un casino tremendo. Non solo, Gesù sapeva bene che a Gerusalemme avrebbe trovato opposizione, avrebbe trovato invidia, avrebbe trovato conflitto. Gesù sapeva bene di entrare a Gerusalemme e avrebbe trovato qualcuno che l'avrebbe tradito, qualcuno che l'avrebbe venduto, qualcuno che avrebbe cospirato contro di lui, che avrebbe fatto un falso processo. Gesù sapeva bene che Gerusalemme non era una città santa, anzi che a Gerusalemme avrebbe dato la vita, che a Gerusalemme gli avrebbero fatto un processo falso, che l'avrebbero accusato ingiustamente, che Gerusalemme non è una città santa, Gerusalemme è una città di ipocriti. Come Piano di Sorrento.
come il mio cuore. Però la notizia sapete qual è? È che pur sapendo che Gerusalemme è una città santa, piena di ipocrisia, come il mio cuore, come il tuo cuore, in realtà non è per niente santo, Gesù decide di andare lo stesso. E sa bene che ci sono i bambini, così come hanno fatto i bambini qui sotto, che inneggiano con gioia, ma ci sono tanti adulti a Gerusalemme che invece lo guardano con invidia, con paura, col timore di perdere un posto, col timore di perdere una posizione. Eppure Gesù va lo stesso a Gerusalemme. Entra lì dove non c'è santità. Entra lì dove sa che ci sarà un processo ingiusto. Entra lì dove sa che c'è ingiustizia e peccato. E ci va apposta, perché Gesù non va nella città santa. In realtà Gesù va nella città dei peccatori. Io ho da darvi una buona notizia stamattina, che se vi sentite santi, forse non avete manco bisogno di Dio. Se invece con onestà scopriamo che siamo fragili, che abbiamo paura, che siamo infedeli, che desideremo essere migliori ma non sempre ci riusciamo, che abbiamo fatto dei propositi in questa quaresima e magari non li abbiamo mantenuti, Gesù viene lo stesso. Gesù entra a Gerusalemme, che è una città per niente santa, e va a Gerusalemme sapendo che avrebbe incontrato lì tradimento, opposizione, peccato. E la cosa più bella che ci diciamo stamattina è che se Gesù va a Gerusalemme, in quella Gerusalemme, allora può entrare anche nel mio cuore. Non perché è perfetto, non perché è santo, non perché è puro, ma perché lui è più grande del mio peccato. Lui è più grande della mia infedeltà. Lui è più grande della mia paura. Lui è più grande del mio male. Lui è più grande di quello che temo. Lui è più grande del senso di indegnità che magari tanti tra noi ci portiamo dentro. Questo è fantastico. E perché lui viene? Per dirti che tu sei prezioso, per dirti che tu sei importante e che per te Gerusalemme darà la vita, anche se tu tante volte non te ne sei accorto, anche se tu tante volte non ci pensi. A noi che stiamo qui resta solo di accettare questo dono gratuito, di dire sì Signore vieni, non sono santo, come Gerusalemme non era santa, ma vieni nel mio cuore, perché la tua venuta mi fa dire Cribbio, ma allora sono prezioso, non per quello che faccio, ma per quello che sono. Allora tu ci tieni a me. Allora io non devo guadagnarmi il tuo amore perché non sono santo, ma tu vieni lo stesso. E questa è una notizia straordinaria. Gesù entra a Gerusalemme, che non è una città santa, perché vuole entrare nel mio cuore, che non è un cuore santo, per dirmi tu sei prezioso. E immaginate una comunità, una chiesa, dove avessimo coscienza di quanto siamo preziosi, di quanto è preziosa la tua vita, di quanto è prezioso il tuo tempo, di quanto è prezioso il tuo corpo, di quanto sono preziosi i tuoi pensieri, quanto sono preziose le tue parole. Allora sì, magari ci verrebbe voglia di non sprecarle, di non peccare, di non sciupare ciò che è prezioso. Ma dopo. Gesù entra a Gerusalemme per dire Gerusalemme, tu sei preziosa. Gesù entra nel tuo cuore, vuole entrare nel tuo cuore per dirti tu sei prezioso. Questo è il motivo per cui celebriamo la Domenica delle Palme. E la palma che voi portate in mano e che forse andrete a portare alla nonna, alla suocera, a quella persona anziana, a quella persona ammalata, spero che portiate la palma a qualcuno con cui avete litigato, qualcuno con cui non siete in accordo, a dire tu non sei santo ma sei prezioso, forse non sei perfetto ma ti voglio bene. Forse su questa cosa non ci siamo intesi, non ci siamo capiti e forse neanche ci capiremo. Ma tu vali di più di questa incomprensione.
La palma che porterete a qualcuno è il modo per continuare fuori da qui quello che Gesù ha fatto per me e per te. Dirti: tu non sei santo, ma sei prezioso. E quando scoprirai di essere davvero prezioso, ti verrà voglia di essere santo. Spero che veniate tutti quanti in chiesa, anche se non è possibile, non ci entreremo neanche. Magari ci vediamo stasera alle messa della 19. Ma andando a casa, portando la palma a qualcuno, soprattutto a qualcuno con cui non siete in buon rapporto, andategli a dire: tu sei prezioso, tu vali di più. Tu vali di più. Perché Gesù mi ha detto: tu vali di più. E questo è quello che cercheremo anche di fare come parrocchia. Dopo Pasqua, vi annunzio da qui, da questa bellissima piazza, cercherò di visitare tutte le famiglie della parrocchia. Lo farò io, poveramente, a nome di Gesù. Perché Gesù entra a Gerusalemme, ma vuole entrare nella tua vita, entra nella tua casa, e la visita alle famiglie vuole essere l'occasione per dire: tu sei prezioso, vieni a messa tutte le domeniche, bravo, non ci vieni mai, sei prezioso lo stesso. Sei una famiglia perfetta? Bravi. Siete una famiglia scombinata? Sei prezioso lo stesso. E io vengo a visitarti e voglio ascoltarti, voglio ascoltare la tua storia, perché Gesù viene a visitarti e vuole ascoltare la tua storia. Anche se non è santa, anche se non è perfetta, ma è preziosa. Gesù è entrato a Gerusalemme non perché fosse una città santa, ma perché ai suoi occhi era preziosa. Allora concludiamo prima di entrare in chiesa. Dovreste aver ricevuto il programma anche della visita alle famiglie. Vorrei che pregassimo tutti quanti insieme la preghiera che trovate sul retro, sulla pagina blu, che è la preghiera con cui iniziamo tutti insieme, come parrocchia, anche quelli che magari non sono, che non abitano nel territorio di Mortora, iniziamo insieme questa settimana santa, perché il Signore venga in ogni nostra attività e ci ricordi di essere preziosi. Chi non ce l'ha si fa aiutare da una persona magari a fianco. Insieme. Padre ricco di misericordia, ti affidiamo la prossima visita alle famiglie. Dopo il dolore e la paura della pandemia, mentre venti di guerra soffiano sull'Europa, donaci la grazia di riscoprirci i tuoi figli e fra noi fratelli. Signore Gesù, buon pastore della nostra comunità, insegnaci a cercare ad amare come hai fatto tu quanti si sono smarriti o allontanati, perché nessuno vada perduto. Spirito Santo, vieni e prendi possesso di ogni attività della nostra parrocchia, perché ciascuno riscopra la bellezza dei suoi talenti, per diventare la migliore versione di se stesso. Vieni e tocca il cuore di quanti vivono Alfa. Fa crescere la comunione nelle chiese domestiche che stiamo costruendo. Dà nuovo slancio ai membri della confraternita, perché la passione di Cristo alimenti la loro vita. Sostieni il cammino dei genitori che accompagnano i loro bambini a ricevere il battesimo o per la prima volta l'Eucaristia. Mini nei ragazzi e nei giovani, gli adulti di Azione Cattolica. Fa ardere la preghiera di quanti vivono l'adorazione eucaristica. Accompagna le coppie di fidanzati e sposi che iniziano a contemplare la grazia del sacramento del matrimonio. Ma soprattutto ti chiediamo: accendi i nostri cuori, trasforma la nostra comunità e rendila casa accogliente, perché tutti coloro che nelle vicende della vita si troveranno a passare per Mortora possano incontrare Gesù vivo nell'abbraccio dei fratelli. Te lo chiediamo, Dio, per intercessione di Maria, nostra madre, stella della nuova evangelizzazione. Amen. Imitiamo, fratelli carissimi, le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù Re e Signore, e abbiamoci in pace e in processione per celebrare l'Eucaristia e per portare il messaggio: tu sei prezioso, ai nostri fratelli e alle nostre sorelle.
permettere a chi è rimasto fuori alla chiesa di entrare, quindi è bello poter fare un bel assembramento, dai, una cosa bella di ritrovarci insieme nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Dio della speranza che ci regni ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Tu sei prezioso, Gesù entra a Gerusalemme non perché sia santa, dice di essere santo, ma in realtà non lo è, ma entra a Gerusalemme perché è prezioso, sul monte dei vivi, proprio lì dove i bambini presero le frasche, le messia, si racconta che Gesù pianse per Gerusalemme, dicendo: Gerusalemme, Gerusalemme, se tu avessi compreso il tempo della tua messa, che siamo preziosi ai suoi occhi.